sport in festa, e così è stato. La giornata conclusiva della rassegna settimanale organizzata dal Comune di Rosà sullo sport e sull'attività fisica è stata appunto un successo, anzi una grande festa. Oltre 400 bambini hanno riempito Parco delle Rose insieme alle associazioni sportive rosatesi per un pomeriggio di divertimento che ha raccontato tutta la voglia di ripartire, tutto il desiderio di andare avanti. Noi ci auguriamo che questa domenica e questo successo siano d'auspicio per questo nuovo anno, con nuove iniziative per i nostri ragazzi e per le nostre famiglie. Quindi una ripartenza importante per Rosà in questa giornata di sole e in questa settimana ricca di eventi, la festa dello sport sul serio, nel senso l'obiettivo raggiunto. Sport di ogni tipo per tutti i gusti e tutte le età, e oltre a questo anche stand informativi e la partecipazione di Irigem, l'ente di formazione professionale che ha schierato in campo la sua squadra di trucca bimbi e acconciatrici per rendere tutto ancora più spettacolare. Vedere anche i genitori stessi che si esaltano a vedere questo entusiasmo da parte dei bambini. Penso che sia una delle cose migliori dopo la pandemia, vedere questo successo, vedere questa folla di bambini che hanno partecipato oggi qui a Rosà, al Parco delle Rose, alla festa dello sport. Un evento che si inserisce in una visione ampia di Rosà, città dello sport, proprio come sta già avvenendo per il progetto Bicipolitana. Un percorso che mette in rete tutti i comuni del comprensorio, Bassano, Cartigliano, Teze, e che naturalmente è come il punto di riferimento per quanto riguarda la messa in rete delle piste ciclabili e la congiunzione dell'intero territorio.